datelo per sempre. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù che ci dona la sua mamma sia con tutti voi. Carissime sorelle, carissimi fratelli, carissimi ammalati, carissimi amici dell'Oftal, di questo bel pellegrinaggio che ci raduna qui in tono minore, perché non tutti abbiamo potuto venire. In particolare allora vogliamo ricordare le nostre sorelle, i nostri fratelli dell'Oftal che sono nelle nostre diocesi, che avrebbero voluto venire. In particolare ricordo quelli della diocesi di Vercelli che sono raccomandati alle nostre preghiere. Saluto allora il presidente dell'Oftal e tutti i carissimi sacerdoti e anche dei seminaristi che sono qui della diocesi di Milano. Siamo qui davanti al Signore, ma sotto lo sguardo di Maria, per dichiarare la nostra debolezza, povertà di spirito, il nostro peccato, e vogliamo chiedere perdono, supplicandolo con il canto. Signore Gesù, Figlio di Dio, venuto a salvare chi era perduto, Kyrie eleison, Christe eleison. Signore Gesù, Dio fatto uomo, venuto a condividere la mensa con i peccatori, Kyrie eleison, Christe eleison. Pastore, venuto a cercare la pecora smarrita, Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison.
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preparato beni invisibili per coloro che ti amano. Infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa
e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio. Popoli tutti lodate il Signore. Popoli tutti lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti lodate il Signore. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti lodate il Signore. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti lodate il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dei morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ci ha sorpresi, credo, questa pagina del Vangelo in cui non conosciamo il volto di un Gesù così duro verso questa donna che lo supplica: «Abbi pietà di me, mia figlia è ammalata». Era una cananea, una straniera. Il Vangelo dice non le rivolse neppure una parola, ma questa insiste. Perché questo atteggiamento? Beh, io credo che innanzitutto il Signore volesse parlare ai Suoi discepoli, agli Apostoli, volesse aiutarli a crescere nella fede. Faceva una scuola, vorrei dire, moderna, attraverso le esperienze insegnava, non solo con le parole, facendo provare. Che cosa? Che lui incarnava sì la vera missione del Messia, ma non del Messia come loro, come la maggioranza del popolo ebraico si aspettava. Un Messia che avrebbe riportato allo splendore il regno di Israele, che avrebbe magari liberato dalla dominazione dei Romani. No, è un Messia che viene per instaurare il regno di Dio, che non conosce le differenze tra un popolo e l'altro, di razza. Questo regno è un regno di amore. D'altronde, già il profeta Isaia richiamava il popolo che dopo l'esilio, tornati in patria, avevano costruito il Tempio, erano diventati però intransigenti, lasciavano entrare nella preghiera solo quelli strettamente del popolo ebraico. Isaia, abbiamo sentito nella prima lettura, che dice: no, gli stranieri che vengono qui a pregare, a riconoscere questo Dio, creatore, liberatore del popolo, sono
ecco, ben accolti. Perché? Perché questa casa deve diventare una casa di preghiera per tutti i popoli, per tutti i popoli. E Gesù incarna questa figura del Messia che viene a cercare tutti i popoli, anche la pecorella smarrita non fa distinzione per lui, ma deve aiutare i discepoli in questa comprensione. E cosa farà notare in questa donna straniera cananea che viene lì a supplicare il Signore per sua figlia? Farà notare che questa donna è animata dalla fede più autentica, quella fede che vorrebbe trovare tra il popolo ebraico, quella fede che vuol trovare tra noi, che siamo qui oggi davanti alla grotta della Vergine Maria, proprio qui in questa stupenda casa che è la casa che è diventata la casa di preghiera per tutti i popoli. E basta vedere quando ci giriamo, ci sono tra noi persone di tutte le nazionalità, di tutto il mondo, qui radunati sotto lo sguardo di Maria, accomunati da una fede in Dio, Padre di tutti, Creatore di tutto il mondo, che ci ha donato il suo Figlio. Questa fede brilla nel cuore di questa straniera. Dicevo, è la fede che Dio vuol trovare in ciascuno di noi, che è venuto qua. Perché anche noi siamo quegli stranieri, quei cananei, perché ci siamo allontanati, siamo diventati estranei l'uno all'altro, estranei a Dio con il peccato, con la nostra ribellione, la ribellione che parte tante volte anche dalla nostra sofferenza, dalle croci non accettate, non accolte, dalle nostre ribellioni al male, alla sofferenza. Ecco, siamo qui stranieri, però Gesù vuole che conquistiamo il suo cuore. Non solo lui conquista con la sua croce, col suo amore, con ecco quanto lui fa per noi, ma vuole anche essere conquistato dal nostro amore, dalla nostra tenacia. Questa donna innanzitutto comincia con una preghiera liturgica stupenda, noi l'abbiamo cantata, il Kyrie Eleison. Signore, abbi pietà, dice. È la preghiera del pubblicano, il fondo della chiesa, che non vanta i suoi diritti, ma solamente ricorda il suo peccato. Abbi pietà, sono peccatore. Ecco perché questa donna ci insegna l'atteggiamento giusto, la fede che parte da questo riconoscimento della nostra miseria, fragilità, peccato. E poi però animata da un amore di mamma, di madre vera, che non si arrende di fronte alla necessità di aiutare i propri figli. Una mamma che ha dato la vita, continua a dar la vita e continua a spendersi per la vita dei figli e non si arrende se un suo figlio ha bisogno. Ecco perché siamo qui di fronte a Maria, che vive questo atteggiamento di madre per tutti noi di fronte al Signore e non ci abbandona, come questa cananea non ha abbandonato sua figlia. E allora, di fronte anche al primo atteggiamento di Gesù che se ne va senza guardarla, passa però davanti a lui, passa in mezzo agli apostoli, che però stavolta gli apostoli l'avevano incoraggiata, e si butta in ginocchio davanti, la ferma. Aiutami, aiutami. E lui che ancora vorrebbe, ecco, richiamare quello che gli ebrei richiamavano, mandato soprattutto per le pecore della casa di Israele. Ma non importa, questa donna insiste, ha il coraggio, l'iniziativa, la fantasia dell'amore che non spegne dentro di lei questo coraggio e dice, beh, anche se siamo come dei cagnolini, perché così venivano chiamati i pagani, quelli che non erano animati dalla fede ebraica, anche se siamo i pagani, i cagnolini, però anche i cagnolini hanno diritto di mangiare, di sfamarsi alle briciole che cadono dal tavolo dei figli. Questo tocca il cuore. Non pretende, ma confessa la propria nullità
ma il proprio bisogno, il proprio dolore, la propria fame. Tocca il cuore di un Dio che prima di guardare la nostra religione, la nostra fede, guarda la nostra vita, al nostro cuore, al nostro dolore, alla fede più bella, la fede in quel Dio che è amore. E di fronte a questo, ecco il cuore di Cristo, il cuore di Dio che si commuove e che si apre al dono totale. Va una grande fede, ha notato, tuo figlia è guarita. Siamo qui per manifestare il nostro dolore, che non è certamente nascosto agli occhi di un Dio che invece ci guarda ed è attento al nostro cuore, al nostro dolore, prima ancora della nostra fede, della nostra preghiera. Però imitiamo la Cananea, supplichiamola, abbi pietà di me, buttiamoci così in ginocchio davanti a Lui, per noi ma soprattutto per i nostri cari, come ha fatto questa donna. Ecco la carità che sgorga sincera dal cuore di questa donna. Per gli altri siamo qui a invocare il Signore attraverso l'intercessione di Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi, contro Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio avrà glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, ti aspetto e la vita del mondo. Sorelle e fratelli carissimi, il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Santa Chiesa pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua fede e della sua testimonianza sia lievito che fermenta la massa, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché sia loro riconosciuto il diritto a costruire in piena dignità e uguaglianza il loro futuro secondo il piano di Dio. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Perché gli uomini che hanno responsabilità educative e sociali, perché promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per quanti patiscano
scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, perché mediante la nostra conversione ritrovino fiducia nella potenza del Vangelo. Preghiamo. Per noi qui presenti, perché la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete situazioni della vita. Preghiamo. Ascolta, o Padre, le preghiere che ti abbiamo rivolto, ma anche quelle che sono ancora nascoste nei nostri cuori, che tu ben conosci, esaudiscele, non per i nostri meriti, ma per l'intercessione di Maria, nostra Madre, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceve la mano del sacrificio a Dio, la gloria del suo nome, per la nostra Chiesa. Accogli i nostri doni, Signore, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che tu ci hai dato, e donaci in cambio te stesso, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente... È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola, il Delegato Antonio, il Vescovo Celebrante Marco, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, Santa Bernadette, Sant'Eusebio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Presente in mezzo a noi, con Lui, con le sue stesse parole, preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Non possiamo scambiarci un segno di pace, ma possiamo diventare, tornate a casa, operatori di pace. Promettiamolo qui al Signore. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Par la beauté de la liturgie, en particulier la route chantante que l'on peut applaudir. Les servants d'hôtel de Bagnoles, tous ceux qui ont participé depuis les jours d'organisation, les hospitaliers, ceux qui ont accepté de changer d'activité, les services ont été différemment organisés jusqu'à la Pentecôte. Quantum
opera, amica mea, colomba mea, formosa mea, veni, 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 surgen propera, amica mea, colomba mea, formosa mea, veni, 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 preghiamo ancora. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita del Cristo, trasformaci immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alcuni appuntamenti che possono meglio aiutarci a vivere questo tempo qui, in questo luogo, Lourdes. Ogni giorno la messa in lingua italiana è qui alla Grotta alle 11, mentre sempre ogni giorno alle ore 15 dall'altra parte del fiume a Santa Bernadette c'è l'adorazione eucaristica e alle 18 il rosario trasmesso anche da TV 2000 e alle 21 il flambeau che parte da qui dalla Grotta, mentre per le confessioni la mattina dalle 10 alle 12
nella Basilica Sotterranea San Pio X e il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Chi volesse partecipare poi all'esperienza dei pellegrini di un giorno, ogni mattina alle 9:15 appuntamento alla Vergine Incoronata, dove ci sono delle persone che vi accompagnano per la Via Crucis, e il pomeriggio dalle 14.45 sempre alla Vergine Incoronata, che vi accompagnano sui passi di Bernadette. Vi ricordo che la benedizione che dopo ci sarà data da Sua Eccellenza è valida innanzitutto per noi che abbiamo partecipato alla Eucaristia e poi anche per tutti gli oggetti di pietà e di devozione che portate con voi e che riporterete a casa. Grazie. Un avviso per l'Oftal. Terminata la Santa Messa, terminato anche il canto alla Santa Vergine, l'Oftal si fermerà qui un attimo alla grotta perché dame e barellieri al primo e secondo anno di esperienza di pellegrinaggio riceveranno la medaglia dell'associazione, quindi si fermeranno qui accompagnati dal capo barelliere che è vicino all'abaro. Dopo questo atto della consegna, dinanzi alla Basilica del Santo Rosario, ci sarà la foto di ricordo del pellegrinaggio. Invochiamo su di noi, sui nostri cari, le nostre famiglie, le nostre comunità, su tutta l'Oftal, la benedizione di Dio per intercessione di Maria. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre che ha dato il mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la vostra presenza qui davanti alla grotta, conceda il Signore la salute del corpo, la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.